Ed eccoci con il fatto di Marcotti, scenari economici e politici che naturalmente ci portano anche per questa puntata su ciò che sta accadendo in Ucraina, tra Russia e Ucraina e non solo, insomma, siamo coinvolti tutti. Andremo a capire un po', quello che potrebbe succedere, gli scenari, fermo restando che siamo in attesa di capire se il nuovo round di negoziati andrà a buon fine e porterà quantomeno qualche prima risoluzione. Intanto peggiora nettamente il sentiment degli investitori in Europa, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica questo indicatore economico per mostrare, insomma, in qualche modo qual è l'atteggiamento, verso il futuro da parte degli investitori, appunto. Ci dice che l'indice è crollato a marzo a meno 7 punti dai 16 e 6 punti di febbraio. Il dato, peraltro, è anche peggiore delle attese degli analisti, che erano per una discesa ma più contenuta dell'indicatore fino a 5-3 punti. In diminuzione anche il sentiment sulle condizioni correnti, si attesta a 7,8 punti dai 19,3 di febbraio. L'indice delle aspettative crolla verticalmente a meno 20,8 punti dai 14 del mese precedente. Altre indicazioni arrivano dal Fondo Monetario Internazionale, dalla guerra e dalle sanzioni, gravi conseguenze economiche, grave impatto sull'economia globale, quindi che riguarda tutti. Abbiamo visto questo aumento vertiginoso, delle materie prime, non solo petrolio, non solo gas, che sono quelle di cui parliamo di più, ma anche grano, altri cereali, quindi le materie prime agricole, che sono appunto i cui prezzi sono aumentati vertiginosamente, aumentando anche la spinta inflazionistica. Non in ultimo, ma insomma lo diciamo adesso e poi do la parola al mio ospite, in Europa c'è già l'allarme stagflazione, cioè l'inflazione elevata, quindi l'aumento dei prezzi legata a una crescita che viene arrestata dalla situazione contingente. Giancarlo Marcotti, buongiorno. Buongiorno Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli Allora, ascoltatori. ho fatto una bella, si fa per dire, copertina, come premessa per quello di cui parleremo, un po' quelle che sono le attuali previsioni economiche che chiaramente non lasciano presagire nulla di buono, sia da un punto di vista effettivo sia da un punto di vista di aspettative, no? Lo abbiamo sentito con, l'indice Sentix. Partiamo da qui, Giancarlo. Allora, mentre facevi appunto questa bella introduzione, Emanuela, io stavo pensando che di stagflazione ne avevamo parlato anche prima della crisi ucraina, di Sì, vero. riduzione delle borse, di cali delle borse, ne stiamo parlando dal 1° di gennaio. Quindi, in effetti, questa crisi ucraina, diciamo, si è andata ad innescare su una situazione che già non era per nulla florida, o meglio, forse, come diceva anche Andrea prima di me, io l'ho ascoltato, ci hanno fatto pagare un 2021 che, permettimi di dirlo, ma insomma tu mi sei testimone, anch'io continuavo a dire nel 2021, ma qua continuano ad aumentare le cose, le borse in particolare, ma non ne vedevo i motivi di questo aumento e quindi dicevo, guardate che poi quando verrà lasciato, io facevo l'esempio dell'elastico, no? Più lo si tira, più quando lo si lascia andare riparte, scatta in maniera più. E quindi dico, quando rilasceranno questo elastico, attenzione perché, ed in effetti, già dall'inizio dell'anno le borse avevano cominciato a calare, in particolare le borse americane. Mentre adesso vediamo che i cali, diciamo con la crisi ucraina, sono maggiori proprio in Europa, perché qua è ovvio, perché ovviamente l'Ucraina si trova in Europa perché ad avere i maggiori riflessi di carattere economico è l'Europa e non sono gli Stati Uniti. Quindi questo secondo me è diciamo, la risposta che volevo dare alla tua prima domanda. Cioè, questa crisi ucraina chiaramente non ci voleva, non è che me l'augurassi naturalmente.
Però diciamo che è andata ad innescarsi su una situazione di crisi economica che comunque era alle porte e che Sì. era inevitabile, insomma. Sì, beh, di pressione inflazionistica, di inflazione parliamo da mesi, cioè non certo dall'inizio del conflitto. Ecco, questo shock dei prezzi ovviamente potrebbe risultare ancora più pesante in base alla durata del conflitto, no? Perché poi si tratta proprio del timing. È un po' come quando, insomma, azzardiamo questo parallelo, ma perché lo abbiamo appena lasciato alle spalle neanche del tutto, cioè quello che dicevamo sul Covid, era impossibile quotidianamente poter prevedere quello che sarebbe successo a livello di macroeconomia, per esempio, perché dicevamo dipende quando la crisi legata all'emergenza sanitaria e al Covid terminerà. E quindi vale lo stesso discorso, ovviamente parliamo di due questioni assolutamente diverse. Peraltro, sempre il Fondo Monetario Internazionale ha detto che più durerà questo conflitto, più si avrà un impatto economico sulle famiglie povere, perché noi dobbiamo pensare che cibo e carburante, che sono le due spese su cui vediamo già impatti pesanti, pesano di più, cioè sono quelle di cui tutti abbiamo bisogno, no? Quindi ovviamente la fascia povera della popolazione sarà ancora più tartassata. Ecco, ancora una volta Giancarlo, ma questo vale sempre per i mercati, il fattore tempo. Sì, però guarda, Manuela, che io magari mi sbaglierò e mi auguro però di non sbagliarmi. Sì. Vedo oggi come un giorno di svolta, vedendo anche le borse come avevano iniziato e come stanno andando adesso, insomma, ha recuperato dai minimi con il quale. Io penso che, e poi un'altra cosa importante, mi sembra che si stiano moltiplicando per modo di dire, comunque insomma, coloro che si vogliono candidare ad essere mediatori. Prima c'era solo Macron, adesso anche la Cina ho sentito che voleva eventualmente dare una mano per mediare la situazione. Quindi, secondo me questi sono segnali positivi, non che la guerra finisca domani, ma che comunque ci sia intenzione di arrivare a un compromesso. A mio parere potrebbero esserci appunto dei segnali positivi già da oggi. Ok. Ah, quindi tu vedi in questa giornata, insomma, un'ipotesi c'è qualche spiraglio, lo puoi intravedere. Sì, Ci sono più perché. forse ci sono più effettivamente, come hai detto tu, interlocutori, tu li hai definiti un po' mediatori, no? Sì, certo, sì, forse non proprio mediatori, però diciamo il fatto che sia la Cina che l'India non abbiano aderito, diciamo, ovviamente alle sanzioni, ma anche a tutto quello che ne è conseguito, e, insomma, se entrano in gioco questi colossi, sia dal punto di vista economico per quanto riguarda la Cina e in parte anche per quanto riguarda l'India, comunque, ma soprattutto dal punto di vista del peso che hanno sulla popolazione mondiale, cioè lì abbiamo, non dico la metà, ma quasi la metà, o comunque insomma un terzo della popolazione mondiale, no? Abbiamo 1 miliardo e 300 milioni, 2 miliardi e 6, insomma il 40% della popolazione mondiale. Sì. Quindi, se questi stati si muovono per trovare una soluzione, secondo me, deve arrivare anche un messaggio agli Stati Uniti e all'Europa, eventualmente, diciamo, di moderare anche questa reazione che c'è stata ovviamente nel mondo occidentale, che Ok. forse è stata eccessiva. Allora Giancarlo, adesso per un istante andiamo a vedere quali sono le notizie, insomma, che stanno circolando maggiormente in questo momento rispetto al conflitto. Intanto Draghi ha parlato, il nostro Presidente del Consiglio ha detto questo è un momento di solidarietà e accoglienza, e stiamo guardando adesso, questo è il sito dell'ANSA, ma insomma è una notizia che sta circolando ovunque. Ricordiamo che sono più di 1,5 milioni i rifugiati fuggiti dal paese in 10 giorni, quindi immaginiamoci quanti
potrebbero arrivarne, secondo quanto riferisce l'ONU, questa è la fonte dell'ONU. Beh, anche questo, insomma, è, no, ti faccio una domanda più di politica, però poi ovviamente anche che sfocia nella solidarietà. È il momento buono affinché l'Europa capisca che poi tutto il tema dell'accoglienza, dell'immigrazione deve essere, insomma, un attimino rimodulato nel vero senso della parola. Sai che è uno dei grossi problemi dell'Europa, no? Quello di non saper gestire l'immigrazione. È inutile che ci giriamo intorno. Sì, me lo auguro, non so se questo sarà un momento buono. Di sicuro il problema immigrazione, perché tocca in maniera diversa gli stati, è uno dei problemi più divisivi all'interno dell'Europa. Ma oltre ad essere un problema divisivo, è anche un problema che appunto mette in mostra la fragilità dell'Europa. Cioè, se una cosa ha un impatto su un paese e un impatto completamente diverso su un altro paese, non c'è una risposta comune. E allora, qua siamo 27 paesi diversi o siamo una unione? Certo. Insomma, quando conviene siamo 27, cioè siamo un'unione, quando non conviene siamo 27 paesi diversi. Quindi io. Appunto. Per quello che sono Sai stata come la penso? particolarmente, cioè che non ho girato troppo intorno alla questione, perché non è l'unico problema, ovviamente. Il problema di base è che non c'è unità, però poi si traduce in decisioni, insomma, prese singolarmente dai vari paesi che non aiutano di certo, appunto, la compattezza dell'Europa e non risolvono i problemi, no? Come quello appunto dell'immigrazione. Chiaramente i paesi di confine, tra virgolette, come l'Italia, che è immersa nel Mediterraneo, chiaramente non è la stessa cosa che ne so di una Polonia o di una o dei paesi baltici. Insomma, nei paesi baltici non arrivano i clandestini o non lo so, o i migranti diciamo del Nord Africa non vanno nei paesi baltici, voglio dire. Quindi Certo. per l'Italia e per i paesi baltici il problema immigrazione clandestina è un problema totalmente differente. Per uno è un problema reale, che va nella prima pagina dell'agenda, l'altro è un problema che non lo tocca. E questo è l'Europa, che la fragilità dell'Europa sta in questo, sta che questi paesi hanno dei diversi, diciamo, delle agende diverse, delle priorità diverse, ecco. Ok. Poi l'altra notizia, abbiamo sentito anche questo allarme della NATO, per cui appunto a meno che non ci sia qualche spiraglio nelle diplomazie, quindi nelle trattative e nei negoziati, insomma, questo conflitto potrebbe estendersi anche a Georgia, Bosnia, Moldavia, quindi a rischio anche questi paesi, ovviamente potrebbe allargarsi fondamentalmente. Giancarlo. Ma io vedo il rischio più dalla parte opposta, nel senso che, allora, obiettivamente il problema Ucraina è il problema del Donbass, ma è anche il problema che questo governo, nonostante una campagna elettorale completamente diversa, ecco qua, fammi dire una cosa su questo che forse non tanti hanno rilevato. Allora, il governo Zelensky, cioè Zelensky, si è presentato alle elezioni promettendo di chiudere o comunque insomma di arrivare a una soluzione sulla questione Donbass. Nella realtà poi si è comportato in maniera totalmente diversa, perché ha accentuato quella crisi. Un po', permettimi, perché poi le analogie non si fermano qua, un po' come da noi il Movimento 5 Stelle. E se vogliamo, dato che anche Zelensky è un comico come lo è Grillo, cioè le analogie diventano tante. Cioè in Ucraina, un partito fondato da un comico ha avuto un successo elettorale promettendo una rivoluzione in senso buono, non è. Un cambiamento epocale, insomma, come da noi 5 Stelle apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno, poi insomma Sì. tutte le cose che abbiamo
che sapevamo riduciamo drasticamente gli emolumenti ai parlamentari, 2.500 euro a ciascuno e basta e avanza, tutte queste cose qua. Poi il Movimento 5 Stelle non ha mantenuto una sola delle promesse, anzi è diventato il partito più governista che esista, ha sempre votato a favore del governo. Quindi, e qui la stessa cosa è successa in Ucraina con questo partito di Zelensky, che si è presentato alle elezioni dicendo appunto troveremo una soluzione, la pace, eccetera, invece ha bombardato come e più degli altri. Quindi questo è stato anche un aspetto, diciamo, che non è stato tenuto molto in considerazione. Adesso speriamo invece che davvero si arrivi ad una soluzione negoziata che possa essere una via d'uscita per tutti, insomma. Senti, farà molto, parlavamo prima dei diversi interlocutori, no, che sono subentrati, farà molto la Cina, nel senso che ruolo potrà avere? Ricordiamo che la Cina, storicamente amica della Russia, ha ribadito effettivamente la sua amicizia con la Russia, però ovviamente si è detta pronta a, proprio per arrivare alla pace, a negoziare, a fare questo ruolo, no? Quello che dicevamo prima, quindi a mediare affinché insomma, tutti possano dialogare per raggiungere l'unico obiettivo che è quello di fermare la guerra. Sarà la Cina, lo accennavamo già prima, ma adesso ci volevo tornare un attimo con te, insomma, No, ad no, 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 essere l'ago della bilancia reale. hai fatto benissimo, Manuela, a toccare questo tasto. Perché? Allora, come ogni tanto sottolineo che magari avevo visto in precedenza delle cose, devo anche sottolineare per correttezza quando invece non dico che avevo sbagliato, ma non avevo, diciamo, dato il giusto peso. Io all'inizio dell'anno, cioè soltanto qualche mese fa, diciamo, non avevo pensato all'Ucraina come la parte calda del mondo, quella che avrebbe poi dopo, così, che sarebbe accaduto quello che poi è accaduto. Io la parte calda del mondo, ed ero estremamente preoccupato, anche se è molto lontano da noi, la vedevo nel Mar Cinese meridionale, dove, a parte Taiwan, dove appunto ci sono un sacco di isolette che sono contese tra la Cina e il Giappone, poi era intervenuta l'Australia, insomma, vedevo quella zona come la zona più calda, insomma, e chiaramente di base, poi ovvio, no, le isolette contano, ma Taiwan, ha un altro peso, insomma, da lì arriva la maggior parte dei semiconduttori al mondo, insomma, non è solo una questione di principio, proprio una questione, economica importante. Ecco, quindi, questo è l'aspetto. La Cina, senz'altro, noi sappiamo, l'abbiamo visto anche le immagini, no? Prima che scoppiasse la crisi in Ucraina, Putin era stato in Cina da Xi Jinping. E chiaramente, insomma, oggi possiamo dire che avranno parlato di Ucraina, logicamente. E Xi Jinping, Certamente. non dico che gli abbia dato l'ok, ma gli avrà detto: noi non ti metteremo il bastone tra le ruote, anzi. Però, ecco, sempre rispetto a quello che ha detto prima Andrea, ecco, la certezza che la Cina abbia detto ok alla Russia, fai tu con quello, per poi avere carta bianca su Taiwan e fare la stessa cosa su Taiwan, quello mi sembra un passaggio un po' perché, sì, anche in precedenza l'Ucraina era comunque sorretta dai paesi occidentali, anche gli Stati Uniti l'aveva aiutata, però insomma, non è la stessa cosa di Taiwan, cioè agli Stati Uniti non dico che dell'Ucraina non gliene freghi niente, ma gliene frega solo così, in termini di anti-Russia, mettiamo questo. Non, invece Taiwan gli interessa non solo in termini anti-Cina, ma proprio come, diciamo, come una zona di interesse importante anche dal punto di vista economico. Quindi, Ok.
Se lì succedesse qualche cosa, anche se è una cosa molto più lontana da noi, per cui potremmo dire, beh, insomma, perlomeno non l'abbiamo alle porte di casa nostra, però dovremmo comunque preoccuparci se succedesse qualche cosa da No, questo. beh, certamente, insomma, poi in questo momento sarebbe benzina, gettare benzina sul fuoco in continuazione, no? Cioè, è Esatto. chiaro che anche se, come dici tu, l'obiettivo si sposta geograficamente parlando, ma che c'entra? Cioè, in questo momento siamo tutti coinvolti, naturalmente, quindi immaginiamoci se si aprissero altre controversie, per usare una parola un po' più delicata. Appunto, per tornare in casa nostra, l'Europa ha detto appunto che continuerà a proporre sanzioni, cioè anzi che sarebbe pronto questo nuovo pacchetto di sanzioni, insomma si percorre quella strada, cioè isolare la Russia. Già gli indicatori economici della Russia ci danno, come dire, un paese che è assolutamente vicino al default, almeno anche stando come dire, al rating che viene dato dalle varie agenzie. Poi vedremo, insomma, parlavamo prima del Certo. fattore tempo, Giancarlo, è ovvio che è tutto relativo adesso quello che si dice, cioè nel bene o nel male, no, non possiamo confermare nulla, anche se comunque si fanno delle ipotesi proprio a partire dalle notizie, che abbiamo di ora in ora. Cosa pensi da questo punto di vista? Sanzioni? Cioè, stiamo con... Non so neanche che domanda Allora, fare, se stiamo continuando sulla strada giusta, ma insomma è no, chiaro che certo, le valutazioni certo. si fanno intorno a questo, perché è l'arma che ha deciso di usare l'Europa, l'America, insomma tutti i paesi che stanno andando contro la Russia. Però, Manuela, andiamo a vedere proprio a fondo della questione. Cioè, queste sanzioni. Allora, prima una cosa, vabbè, non è che faccio onore alla Russia, ma la Russia è fallita più volte, quindi insomma ha anche un'esperienza nei fallimenti e ogni volta non è che sia scomparsa la Russia. Ha ricominciato, certo, i suoi cittadini quando uno Stato fallisce non è che siano contenti, ci mancherebbe altro. Tra l'altro, così si diceva, adesso faccio una parentesi così, che i russi spendessero molto dei soldi che guadagnavano, insomma, non sono dei grandi risparmiatori, il popolo russo, proprio perché questi continui fallimenti ha fatto sì che spesso, insomma, venivano subissati da un'iperinflazione che quindi preferivano spendere, ma chiudo subito questa parentesi. Non voglio dire che ai russi importerà poco, eventualmente un fallimento, chiaro che gli importerà, però diciamo che non è secondo me la cosa fondamentale. Per quanto riguarda le sanzioni, attenzione perché possiamo, come suol dirsi, uscire da una porta e rientrare dalla finestra, o forse uscire dalla finestra e rientrare dalla porta. Cioè, per ora, proprio anche perché ai paesi europei il gas e il petrolio serve, per ora insomma, continuano a fornirci gas e petrolio e a prezzi sempre maggiori. Per Certo. cui da un lato avranno senz'altro delle perdite dovute alle sanzioni, ma dall'altro lato hanno delle entrate maggiori dovute al fatto che il petrolio a quant'è oggi, cioè rispetto a quando lo vendevano qualche mese fa è No, quasi ha raggiunto i raddoppiato. 140 dollari al barile, esatto, che Quindi insomma, adesso si è un po' ridimensionato, ma è comunque in aumento e si vede anche graficamente, insomma, lo sto mostrando Giancarlo, però indipendentemente dalla cifra che ha raggiunto oggi, cioè le quotazioni sono in continuo rialzo, addirittura JP Morgan, l'ho letto poco fa, eccolo qua, ha detto che può arrivare a 185, quindi come dire che la scalata è appena iniziata, ecco. Ed era quanto a 70 dollari, quindi è più che raddoppiato, insomma. Quindi cioè, non vorrei che sì, le sanzioni però sono mitigate da questo fatto che l'aumento delle materie prime, soprattutto energetiche, fa sì che nelle casse dello Stato russo comunque entrano insomma, Certo. delle cifre non indifferenti. Poi dopo è chiaro che le sanzioni pesano, perché poi in particolare la questione delle banche russe è una questione seria, non è una cosa da poco. Però ecco, questo è il fatto. Non so, cioè ritengo adesso di
diminuire un po', diciamo, l'effetto delle sanzioni. Mi sembra che Ok. dovrebbe essere sminuito un po', ecco, tutto qua. Ok. Giancarlo, siamo praticamente in chiusura. Cos'altro possiamo dire in queste ore di attesa? Perché l'attesa è sembra infinita, no? Da un paio di settimane ormai. Ma vorrei concludere tornando all'Italia e non dico cambiando argomento, ma no, perché si comincia a leggere su, insomma, vari giornali e i vari media, insomma, che man mano che noi dovremmo, insomma, avvicinarsi alle elezioni, adesso massimo sono tra qui a un anno, quindi questo è la si creino sempre maggiori tensioni all'interno del governo. Allora lancio così una cosa che magari toccheremo la settimana prossima. Sicuri che Draghi abbia intenzione di restare a Palazzo Chigi ancora per tanto tempo? Cioè, qualcuno comincia a Tu mettere in dubbio. dici in queste, prima che si vada alle elezioni, cioè che Draghi potrebbe abbandonare prima? Scusa, mi ho capito bene? Esatto, Ok. che non è una mia ipotesi, ma si comincia a leggere che l'ultima cosa, la cosa più evidente, sai, quella la votazione sul catasto che è passata Sì. solo per un voto, no? Dato che quando c'era stato in precedenza in commissione che il governo era andato sotto, Draghi era andato da Mattarella dicendo se succede un'altra cosa del genere, insomma, almeno queste sono le notizie che arrivano, poi dopo siano vere o no. Comunque, insomma, dicendo che se fosse successa una cosa del genere ancora, lui avrebbe dichiarato conclusa la sua. Sì. Sì, non vorrei che man mano che si avvicinano le elezioni è chiaro che i partiti hanno la necessità di distinguersi e quindi magari, insomma, di votare in maniera diversa. Allora in quel caso, insomma, potrebbe anche cambiare la situazione politica italiana. Ecco, Ok. sarebbe un argomento da. Beh, sicuramente, nel senso che poi soprattutto anche per diciamo l'opinione pubblica, come abbiamo legato molto la tenuta del nostro paese, la tenuta del governo, ma perché c'è la presenza di Draghi, no? Quindi chiaramente e quindi di conseguenza anche tutte le aspettative, visto che abbiamo parlato di aspettative legate a quello che potrebbe succedere sul fronte del conflitto, ma anche qui tutte le aspettative legate proprio alla permanenza di Draghi sarebbero disilluse, disattese, quindi chiaramente lo scenario potrebbe cambiare. Va bene, beh, ne parleremo, sì. Giancarlo, mi auguro che ne potremo parlare in modo diffuso perché questo vorrebbe dire che in qualche modo la situazione della geopolitica, diciamo, si è un po' calmata, però è un argomento che prima o poi dovremo affrontare perché ci porterà automaticamente verso, insomma, il futuro dell'Italia, quindi indubbiamente, che è già qui perché appunto entro un anno andremo a votare. Grazie Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro per seguire naturalmente Giancarlo con i suoi video. Questa puntata la troverete come tutte sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci sentiamo la settimana prossima, Giancarlo. Grazie a te Emanuele e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.